Vincere a Lecce è un risultato clamoroso, vincere con merito, dominando soprattutto nel secondo tempo, è da leccarsi i baffi. De Sosa e Infantino le firme, prova corale, dà applausi e la novità tattica del modulo che è piaciuta molto. 4-3-3, organizzato, propositivo in fase di possesso, compatto e pronto a trasformarsi in 4-5-1 in fase di non possesso. Questo è stato il diktat di Giovanni Pagliari, eseguito alla perfezione da tutti gli interpreti. Logica e condivisibile anche la scelta di avanzare Claudio De Sosa vicino alla porta. La pantera ex Chieti è devastante e a Lecce lo ha ampiamente dimostrato. Stop e sinistro che ha fulminato Vinetò e Perucchino. Nel secondo tempo poi le cose sono andate ancora meglio. Lecce mai pericoloso, l'Aquila pungente nelle ripartenze e con un'arma in più, di nome Nicola Ciotola, in uscita dalla panchina, può far male a tutti. Domani intanto la ripresa degli allenamenti in vista del Pisa, sarà derby in famiglia tra Giovanni Pagliari sulla panchina dell'Aquila e Dino Pagliari sulla panchina dei Nerazzurri. Di Nicola chiede un fattori esaurito in ogni ordine di posto. Potrebbe rivedersi Amato Ciciretti, che proprio domani leverà il gesso, mentre per Di Maio c'è da aspettare ancora qualche giorno.